Ma io credo che sia importante sottolineare proprio in questi momenti, in questa serata, quanto invece sia importante non considerare l'inserimento lavorativo di un disabile come una tassa da pagare, ma invece come un'opportunità. Noi vogliamo promuovere proprio questo approccio, che è quello di valorizzare i diversi talenti delle persone, tenendo conto anche che l'inserimento lavorativo dei ragazzi e delle persone disabili comunque porta ad avere ed arricchire le aziende anche di sensibilità diverse, in una logica proprio di responsabilità sociale e anche di giustizia sociale. Dare la possibilità di integrarsi nel lavoro vuol dire recuperare delle energie importanti e averne indietro delle grandissime soddisfazioni. I ragazzi di Pizzaut ne sono un esempio perché lavorano e sono pienamente inseriti in un contesto che si sostenta proprio attraverso il loro lavoro e guadagnano uno stipendio che per loro è una fonte di soddisfazione. Non rimanere ai margini della società, ma invece essere dei soggetti attivi. Questo credo che sia il messaggio più bello che oggi, insieme ad European House Ambrosetti e Pizzaut lanciano in una iniziativa che parla di solidarietà, ma parla anche di futuro e parla anche certamente di integrazione lavorativa. Sì, Ministro, scusi, scusi, quasi mi sta ministro. tremando per la cassinetta, la Beko sta chiudendo. Ministro, che cosa dice? So che siamo assolutamente attenti al tema, che insieme al ministro Urso seguiamo la cosa e ovviamente il nostro obiettivo è preservare la forza lavoro, preservare gli stabilimenti, preservare quelle che sono le attività produttive in Italia, certamente tenendo conto anche di quelle che sono le situazioni aziendali, ma in questo caso saremo assolutamente attenti a fare il nostro lavoro. Grazie.